Vorresti avere una persona speciale nella tua vita? Beh, forse dopo aver visto questi tipi di fidanzate cambierai idea. Scapperesti da questo tipo di ragazza? Mi sta prendendo in giro. Quello è Steven, vero? Intendo Steven, il mio ex. Quella deve essere la nuova ragazza. Hanno un bel coraggio a venire qui. E sì, se ne pentiranno. Solo un pizzico di questo nel succo e le cose andranno molto meglio. Cretini. Ho due succhi d'arancia freschissimi. Godeteveli. Questo ristorante è davvero carino. Ah, mi sento strana. Ci deve essere un sacco di zucchero. Comunque, dove eravamo? Betty, è meglio che ti sbrighi, siamo in ritardo. Ehi, ma stai benissimo. Quel vestito ti sta a pennello. Allora andiamo? Aspetta, mi sento così strana. Ecciù! Ecco una fidanzata che si integra con i maschietti. Non andiamo da nessuna parte, ok? Siediti e goditi il pollo. E poi non c'è la partita stasera? Quindi non andiamo al cinema? Va bene! Perché uscire quando possiamo fare questo? Grazie! Ehi, sono una di voi? Oh sì! Quando è stata l'ultima volta che si è fatta una doccia? Guarda quel ditone! Niente tovaglioli, eh? Lo senti? Oddio, ma sono io! Vabbè. Ma che schifo! Ma cos'hai che non va? Hai visto come l'ha presa? Ce l'ha! Corri! Corri! Sì! Ma che bella serata! Puoi dirlo forte? Ecciù! Spero di non avere il raffreddore. Andiamo, forza! Andremo a vedere quel film oppure no? Alzati su! Tesoro, guarda, dai, metti giù il telefono. È la mia parte preferita del film. No, grazie. Ecciù! Ha dimenticato il telefono. È il momento di dare una sbirciatina. A chi scrive Steven? Posta su Instagram, eh? Chi diavolo è Lily? Oh no, non va affatto bene. Falla tranquilla. Scusa, che mi sono perso? Sto bene, ok? Chiacchiera con quella Lily. È solo un'uscita innocente con i ragazzi? Vedremo. Strano. Ma di che parlano? Li ho sentiti pronunciare il mio nome. Se solo parlasse più forte... Huh? Meglio che non sia Lex. Basta abbassare lentamente il microfono. Ci sono andata vicino. Non te la caverai così. Questa telefonata è terribilmente lunga. Forse sarà una vecchia fiamma? Non riesco a sentire niente da qui. Ho bisogno di un'angolazione migliore. Ok, finora tutto bene. Bravo, Steven. Aspetta, non muoverti! Torna qui! Nessuno mi ha vista, vero? A questo punto è meglio se vado a casa di Steven. Mi sto avvicinando, lo sento. Spero di stare bene. Non male, sarà fantastico! Ehi, Steven! Oh, sono per me! Sono le mie preferite. Prendi. Steven dovrà aspettare.
ma stavamo per andarcene. Sono sicura che ci vorrà un secondo. Ma che farà là dentro? Sembra un vero e proprio centro estetico. Una ragazza deve sempre essere perfetta, giusto? Devo essermi appisolato. Betty, ma non sei neanche vestita! Quanto tempo è passato? Steven deve radersi. Au! Ma brucia! Ci sarà qualcosa da leggere? Ci siamo quasi... Oh! Di nuovo a dormire, Steven? Questo giallo o questo giallo? Oh. Ecco fatto, mi arrendo. È qui! Non posso crederci! Ho aspettato una vita, ma sei bellissima! Ah, grazie per l'attesa! Quel test non era poi così male, giusto? Sono così dispiaciuto! Ti prendo gli occhiali! I miei libri! Oh! Achiu! Allergie? Ma diciamo super gelosa! Pensi di poter rubarmi Steven? Sei innamorato di lei adesso? Vattene via! Cosa? Non posso credere che tu l'abbia fatto! Adesso non puoi più guardarlo! È così che funziona? Che fai? Ti metti a piangere? Betty, mi stai spaventando! Oh, andiamo, torna in pista! Oh, abbiamo una ragazza esigente! Facciamoci un po' di coccole! Ma sto giocando! Mettilo giù per un secondo! Non mi ami più? Ti spiace se riposo le gambe qui? Dammi attenzione! Ciao! Fammelo prendere! Stai perdendo, eh? Sono così annoiata! Questo gioco dura un'eternità! Steven! Hai quasi finito? Dove vai adesso? Oh. Questo è ridicolo! Fammi sapere se hai bisogno di un pezzo. Prendi tutto ciò di cui hai bisogno. Questo è il grande momento. Quello è Steven? Sta per farle la proposta. Ti piace? Scegli una mano. No, pessima. Spero solo che dica di sì. Betty, sei bellissima! Ah. Ho delle bibite per i piccioncini! Le lascerò qui! Scusa! È così strano! La tua forchetta! Oh no, scusami tanto! Ho un tovagliolo! La polvere magica! La peggior fidanzata di sempre? È per questo che Betty è così strana oggi? È come se avesse 5 personalità! Quello sì che era brutto! Oh, tutto ha senso adesso! Torna indietro, Lana! Va bene, lascia stare. Betty, devo farti una domanda. Ti amo! Oh sì, sì! La risposta è sì! Usciresti con qualcuno di questi tipi di fidanzate? O dopo aver visto questi sketch essere single ti sembra molto più allettante? Hai già visto questi? Iscriviti al nostro canale per non perderti nemmeno un video!